Maria Luisa Coppa, nel 94 parlare di turismo in questa città faceva sorridere, se non ridere qualcuno. Oggi chiaramente la realtà è diversa. Esattamente, noi Ascom Confcommercio l'avevamo sostenuta appunto proprio in quegli anni e devo dire a volte creava ilarità. E ci abbiamo creduto, abbiamo sostenuto, le hanno sostenuto le istituzioni e oggi Torino è quello che tutti noi possiamo vedere, quindi una città non solo con una forte presenza di turismo, ma devo dire anche una città che ormai si colloca tra le tante numerose città italiane che offrono turismo, con una sua caratteristica naturalmente tutta sabauda, i 150 anni e l'unità d'Italia, la prima e Torino come prima capitale, naturalmente rafforza il concetto del valore turistico di questa città. A guardare alla città di oggi, che cosa ha condiviso, cosa meno di quanto ho ascoltato in questa mattina di presentazione di questo programma Work in Progress di Piero Fassino? Io sono arrivata in ritardo e quindi non ho potuto ascoltare tutti gli interventi autorevoli che ci sono stati, ma certamente ho sentito gli ultimi, tra i quali quello dell'architetto Virano. E naturalmente quando si parla di commercio si parla di economia e quindi si parla anche di un settore che fortemente sostiene la necessità della TAV e non solo, ma sostiene fortemente anche le infrastrutture di cui Torino si sta dotando e che si dovrà dotare. Naturalmente sostiene i grandi cambiamenti di questa città anche dal punto di vista urbanistico. Quello che abbiamo voluto ricordare, che ricorderemo a tutti i candidati sindaci, è l'importanza che sempre più viene dal mondo del terziario e dal mondo dei servizi e dal mondo del turismo, come dicevamo prima. Quindi credo che sia una fetta di economia che debba sempre essere tenuta sempre più in considerazione dalla politica, che non sono soltanto questioni di viabilità, se chiudiamo, se apriamo una via, cioè sembra che il commercio si interessi solo di questo. No, il commercio, il turismo e i servizi partecipano fortemente insieme ai trasporti ad una evoluzione di questa nostra città, di questa nostra provincia e naturalmente siamo qui per rappresentarlo ai politici. Di Fassino l'hai sottolineato l'esperienza. Beh, certamente Fassino è un candidato che ha una consolidata esperienza e quindi certamente credo che saprà metterla a frutto se sarà naturalmente il futuro sindaco di Torino.